Nostro avversario nella prossima partita, Pesaro, una Pesaro che occupa ancora l'ultimo posto, ma ahimè, avendo dimezzato la distanza che ci separa, arrivando dalla vittoria che le ha ridato ossigeno nello scontro diretto con Capodorlando, una Pesaro quindi che si presenterà assolutamente agguerrita per provare a portare sul 2-0 gli scontri diretti e riaprire definitivamente il discorso salvezza. È chiaro che per noi vale esattamente il discorso contrario, perché in palio ci sono più dei due punti. Ovviamente per noi vincere e possibilmente farlo con più di 5 punti di scarto vorrebbe dire mettere 6 punti reali tra noi e Pesaro a 8 giornate dalla fine, quindi un bel passo verso la salvezza. Partita difficile, Pesaro che appunto non solo si presenta con l'energia dell'ultimo successo che ha riaperto questa importante corsa salvezza, ma si presenta anche con un giocatore in più rispetto all'andata, un giocatore che i tifosi brindisini hanno avuto modo di conoscere anche nella stagione passata, dove Pesaro venne a conquistare qui purtroppo la sua salvezza con una prestazione di Rodney Clarkey, appunto l'aggiunta, una prestazione a 35 punti che noi ovviamente speriamo non sia in grado di ripetere in questa partita. Una partita veramente complicata, perché loro sono una squadra di grandissima energia. Hanno una trazione anteriore formata da 3 esterni tutti con buoni punti nelle mani e che cercano tiri, molte soluzioni anche di tipo estemporaneo, ma hanno grande energia anche vicino a canestra. Mika secondo me è uno dei centri più, che una delle maggiori sorprese di questo campionato, sicuramente nella prossima stagione ambirà a campionati probabilmente di più alto livello, e Omogbo che è un giocatore magari con meno tecnica ma che ha un grandissimo atletismo, una grandissima energia che sviluppa soprattutto in avvicinamento a canestro e a rimbalzo offensivo. È chiaro che questa partita, oltre che sulla parte tattica e sui dettagli che chiaramente noi stiamo preparando già da martedì, sarà decisa da quella che è l'energia, la volontà di arrivare prima dei nostri avversari sulle palle vaganti, la volontà di arrivare prima dei nostri avversari a rimbalzo sarà una chiave importantissima, perché in questa parte della stagione e contro un avversario che ha lo stesso obiettivo nostro, chiaramente non sarà sufficiente la parte tecnica, ma sarà la volontà di fare qualcosa più dei nostri avversari a fare la differenza. Ci aspettiamo una grandissima risposta dal pubblico, ma ne siamo certi, ma anche una grande risposta dai nostri giocatori, che arrivano da due prestazioni definiamo opache, ma sicuramente non all'altezza di quello che è il momento della stagione e dell'energia richiesta per farlo. Quindi vi aspettiamo al palazzetto, numerosi, a tifare per noi, perché è veramente importante domenica portare a casa questa vittoria per fare un passo importante verso l'agoniata salvezza.